Safari approva il raddoppio dopo 80 anni di quotazione Fiat. L'approdo in borsa di Fiat Industrial, camion, trattori e macchine agricole e quello di Fiat S.P.A. in pratica l'auto piace al mercato. Rispetto al prezzo di riferimento il titolo Fiat Industrial guadagna oltre il 3%, quasi 5 Fiat Auto. Insomma, il piano dell'amministratore delegato Marchionne per ora piace al mercato, che almeno al debutto rimanda i conti con le incognite che gravano sul futuro dell'auto. La prima è il referendum previsto per metà gennaio a Mirafiori. Le tute blu dovranno esprimersi sull'accordo firmato dai metalmeccanici di CISL, UIL, UGL e FISMIC e non da quelli della CGL. Tranchant l'amministratore delegato Sergio Marchionne. Se vince il no col 51%, la Fiat non fa l'investimento a Mirafiori. Non solo, in calza Marchionne, la Fiat è capace di produrre auto con o senza la FIOM e così in casa CGL la polemica e i distinguo aumentano, mentre il leader della FIOM è irremovibile sul considerare illegittimo il referendum. La CGL campana insiste perché la FIOM metta una firma tecnica sull'accordo, come dire accettiamo la cura Marchionne perché costretti dagli eventi, mentre a Torino operai e delegati FIOM annunciano comitati spontanei contro il no, senza contare che l'11 e il 12 gennaio a Chianciano per l'Assemblea Nazionale delle Camere del Lavoro la CGL si troverà ad affrontare la questione non senza attriti interni. Pende infine sull'auto la spada di Damocle della concorrenza sempre più serrata. Marchionne conta infatti di riuscire a vendere 6 milioni di macchine entro il 2014 grazie all'alleanza con Chrysler, di cui oggi è azionista al 20%. Oggi ne vende 4 milioni e conta anche di salire al 51% del gruppo di Detroit. Ma a fine giornata, dopo il decollo del debutto, arrivano i dati sul mercato auto. Calano le vendite, in Italia la Fiat perde quota, scende dal 32,7% del 2009 al 31% nel 2010. Marchionne lo sapeva, per questo lo sdoppiamento, dice l'amministratore delegato, è un momento molto importante per Fiat, rappresenta insieme un punto di arrivo e uno di partenza.